thank you sera a tutti i nostri radio e video ascoltatori di Radio Web Campania. Questa sera in Indovina chi viene in studio abbiamo il professor Mario De Martino, l'autore del libro Le regole del gioco, un thriller. Eh, Mario è un soggetto estremamente giovane, però è alla sua settima esperienza eh, come autore di romanzi. L'ispirazione del libro viene da un esperimento condotto nel 1961 da Stanley Megram, il quale eh, racchiuse in una struttura protetta 40 persone e l'esperimento che adesso viene definito cosiddetto sociale prevedeva che questi 40 soggetti INNANZI a dei, delle disposizioni e ordini dell'autorità costituita dovevano violare invece regole di ordine morale. L'esperimento diede un risultato stupefacente nel senso che la maggior parte di questi eh, individui, naturalmente scelti secondo criteri eh, ben definiti, mh, eh, furono disposti a violare. Le cosiddette regole morali e del uh, vivere civile, innanzi a del, dei precetti dell'autorità costituita. Il libro di eh, Mario eh, prevede un numero di soggetti inferiori, solo, solamente cinque, questo per non appesantire il romanzo, però i contenuti eh, in qualche modo sono gli stessi a beneficio di chi ci ascolta, eh, bisogna dire che Milgram si ispirò al, per il suo esperimento al um, processo uh, intentato dallo Stato di Israele nei confronti di Adolf Eichmann proprio nel 1961, tant'è che l'esperimento inizia tre mesi dopo il, il processo e Eichmann fu condannato poi a morte da un tribunale Uh, israeliano per crimini di guerra ecco io a mario de martino chiederei perché di questo libro uh, le finalità e in qualche modo uh, il sistema narrativo no, non ti chiedo contenuti troppo specifici perché a questo punto praticamente uh, togliamo la sorpresa ai tuoi lettori che sono tra le altre cose molto affezionati. Buonasera, eh, anzitutto è difficile dire perché scrivere una determinata cosa, perché parlare di un determinato argomento. Sono del parere che quando si scrive un romanzo eh, il bisogno essenziale dell'autore è quello di raccontare una storia, quindi essenzialmente quello è il motivo, avevo una storia da raccontare, l'ho scritta sperando appunto che la gente la legga. Questo è il motivo che dovrebbe guidare sempre la, la stesura di un romanzo, la stesura di un racconto. Inoltre perché poi basarsi proprio su questo avvenimento? Perché questo esperimento di psicologia sociale che ha messo a dura prova eh, l'etica delle persone che hanno poi preso parte a questo esperimento è stato insomma, almeno da me considerato, un, un elemento fondamentale per sondare la psiche umana per vedere un po' come eh, le persone poste in condizioni estremamente complesse come una situazione di vita o di morte possono relazionarsi tra loro e possono quindi comportarsi. Quindi se decidano insomma in qualche modo di rispettare l'etica oppure di andare oltre e quindi di eh, sfociare insomma in quel istinto bestiale che secondo anche altri autori, insomma William Golding, no? che parlava proprio della, del senso animalesco della natura umana, gli esseri umani producono il male come le api producono il miele, quanto effettivamente l'essere umano è cattivo, fin dove effettivamente può spingersi l'essere umano a compiere determinate azioni eh, contro l'etica e contro appunto, la morale. A questo punto eh, chiederei come a Mario come può legarsi il tema del libro alla società reale, cioè alla nostra società contemporanea. Se esiste un collegamento tra la trama del libro, quello che tu hai voluto dire nel libro, e quello che è praticamente la nostra società, diciamo, quella che viviamo tutti i giorni. Il romanzo è. Uh un po' particolare da un punto di vista narrativo, è ambientato interamente in una casa, i protagonisti sono esclusivamente 5 persone, quindi un ambiente estremamente ridotto eh, che si porta avanti per quasi 200 pagine, forse anche qualcosa di più, e eh, insomma pochissime persone che eh, interagiscono tra loro. Ovviamente eh, dietro alle storie di queste cinque persone c'è un mondo che viene eh, ogni tanto appunto torna a galla perché queste cinque persone si ritrovano, si risvegliano improvvisamente all'interno di questa casa senza sapere il perché è una casa fatiscente eh, piena di telecamere quindi si trovano costantemente sotto i riflettori e c'è un master quindi un, un padrone del gioco potremmo dire che è detta delle regole e queste persone se vogliono appunto sopravvivere devono obbedire a queste regole ti blocco in modo che tu non dia troppi particolari poi sull'argomento mi fermo alla e, trama e, certo passerei poi alla domanda successiva allora il tema eh, dell'autorità e del, dell'autoritarismo diciamo è, è ancora attuale, cioè nel senso che praticamente abbiamo ancora una questione di violazione di norme etiche, di norme morali in considerazione di disposizioni autoritarie da parte dell'autorità costituita. Io credo che nel corso della storia questo... L'abbiamo superato, diciamo così. No, assolutamente, di... credo che nel corso della storia questo sia un problema che eh, si è sempre presentato continuamente. Eh, pensiamo a quanti sostenevano Bonaparte quando era generale, quando era imperatore e quanti poi sono finiti anche in carcere per essersi dichiarati Bonapartisti dopo la Restaurazione, quanti hanno difeso il fascismo e sono passati dall'altra parte subito dopo l'armistizio, subito dopo la fine della guerra. Quindi difendere un, un ordinamento politico, difendere determinati, eh, determinati pensieri, determinate credenze che possono essere politiche, possono essere anche religiose, può eh, portare anche a un eh, cambiamento di prospettiva nel corso del tempo. Cioè ciò che è giusto in un determinato periodo può essere ingiusto in un periodo successivo. E noi continuamente nella nostra società siamo in qualche modo influenzati da un'autorità. Rispettiamo il nostro datore di lavoro quando andiamo a lavorare, rispettiamo l'insegnante quando siamo a scuola, quindi siamo sempre soggetti a delle regole. Il punto è fin dove dobbiamo rispettarle queste regole, fin dove è giusto rispettarle. Io a questo punto, se mi consenti, ehm, proprio mi collegherei a quello che tu hai detto eh, in questo momento per porti un'altra domanda, questo come docente naturalmente di storia, eccetera. C'è una giustificazione mm, morale eh, in quando un individuo in una situazione emergenziale prende determinate eh, decisioni anche contro l'etica o quello che praticamente noi eh, individuiamo come etica. Mm, con un esempio pratico, per esempio, un tribunale militare. In una situazione particolare come eh, può essere eh, provvedimenti da, disciplinari da prendere in prima linea, eh, ordina una decimazione oppure delle condanne a morte, eccetera. C'è una giustificazione, una qualche giustificazione nei confronti di questi soggetti, o questi soggetti sono universalmente condannabili, senza se e senza ma, cioè non esiste nessuna motivazione, nessuna emergenza che possa giustificare l'eliminazione di un uomo senza una colpa eh, specifica, concreta, precisa. Io credo che il problema, più che legale, sia umano. Mi spiego meglio. Uh, durante la Seconda Guerra Mondiale... Tutti noi eh, conosciamo dai libri di storia eh, i genocidi compiuti dai nazisti, quindi i nazisti, appunto, hanno effettivamente sterminato milioni di ebrei, ma anche decine di migliaia di omosessuali, di avversari politici nei lager, e poi nei processi di Norimberga sono stati, appunto, in qualche modo processati e poi condannati per crimini contro l'umanità. Questo perché, effettivamente, la Germania è ha perso la guerra. Ebbene, eh, campi di concentramento. È poco noto, ma effettivamente così li avevano anche gli Stati Uniti d'America, dove venivano internati i giapponesi catturati. Addirittura eh, l'Enola Gay che ha gettato una bomba atomica sulla città di Hiroshima, ebbene chi guidava l'Enola Gay non è mai stato processato. Eppure qui ci troviamo quasi nella stessa situazione di Adolf Eichmann: anche chi guidava l'Enola Gay obbediva a un ordine, cioè quello di sganciare l'atomica. Perfetto, io concluderei questa intervista al professor De Martino, a Mario, con diciamo, una parentesi, visto che è considerato che lui ha fatto riferimento ad alcuni processi, eh, un riferimento tecnico-giuridico, cioè la dicotomia, la differenziazione tra il diritto naturale e il diritto positivo, cioè. Sappiamo che praticamente il diritto naturale è l'insieme di principi etici e morali. Che dovrebbero, do, dico, dovrebbero uso il condizionale regolare la vita degli individui. Mentre abbiamo il diritto positivo, che è una sequela, una, una serie di norme eh, che fanno parte del cosiddetto ordinamento giuridico. Che regolano i rapporti tra gli individui. Spesso. Il diritto positivo e il diritto naturale non, non c'è una correlazione tra il diritto positivo e il diritto naturale. Spesso ci, so, ci sono delle norme che gli individui eh, diciamo che fanno parte di un aggregato sociale devono rispettare, che sono in palese violazione a quelle che sono le norme di diritto naturale davanti a questo tipo di, di, di problematica il libro e tu stesso dai delle risposte o ci sono delle risposte può darsi pure che una risposta precisa a questo tipo di questione non ci sia. Vi noterete leggendo il libro che il finale è un po' aperto, lascia tanti interrogativi, però io vorrei concludere non tanto parlando proprio del libro, che lascio a voi il desiderio di scoprire un po' la storia, ma vorrei eh, citarvi invece un documento storico in cui eh, due, queste due forme di diritto quasi vanno a, a, a collidere tra loro, che sono eh, la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, quella firmata il 4 luglio del 1776, dove si fa riferimento alla, al dovere quasi di rovesciare un governo dispotico, come il governo dell'Inghilterra contro le colonie americane. Perché si diceva che tutti gli individui appunto hanno eh, inalienabili diritti e che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Attenzione, eh, nella dichiarazione non si fa riferimento alla felicità di per sé, ma alla ricerca della felicità. Cioè la felicità di per sé non esiste, l'uomo deve necessariamente ricercarla, cercare di raggiungerla, ma difficilmente ecco la ottiene. Però è legittimato dalla legge, perché non, non dimentichiamo che... La dichiarazione di dipendenza è un documento politico, effettivamente, non è un documento poetico, è proprio una, una norma, una legge che si erano date le colonie americane. E sanciva appunto questa legge il diritto per gli uomini di ricercare la felicità, quindi di ricercare un equilibrio. Ecco il momento in cui per legge, quindi quasi per una, un dovere politico quasi, ecco, gli esseri umani sono legittimati a ricercare quell'equilibrio. E con questa risposta finale del professor De Martino gli direi di concludere la nostra eh, trasmissione. Naturalmente lo ringrazio eh, non solo perché ha scritto un libro estremamente interessante ma anche per quello che ci ha detto nel corso della trasmissione. Questo è il libro, Le regole del gioco. Mi auguro che tutti i nostri eh, radio e video ascoltatori lo acquisteranno e non solo praticamente questo libro abbia il successo che merita ringrazio grazie grazie a tutti